Sì. Grazie Eccellenza. Mi collegherò nel mio intervento a alcune considerazioni fatte dai colleghi e forse ripeterò anche qualche concetto, ma credo che sia in questa sede opportuno ribadire alcuni punti fermi. Anzitutto credo che stamane questa aula stia espletando una vera funzione parlamentare, ovvero quello di dimostrare come il dialogo e l'ascolto di tutte le voci presenti possa essere un valore aggiunto a ogni attività istituzionale. Poi mi viene da interrogarmi sul significato del termine neutralità. Una neutralità che qualcuno in un intervento precedente ha definito perpetua. Io mi sento di contrapporla a un altro concetto che invece connota la tradizione della Repubblica di San Marino, ovvero quello di libertà perpetua. Una libertà più volte ribadita, più volte manifestata, più volte espressa nel corso dei secoli, nel corso soprattutto degli ultimi due secoli, per ribadire il posizionamento geopolitico della Repubblica di San Marino, che con piccole scelte ha potuto così connotare la sua storia. Mi viene anche da porre delle riflessioni all'Aula su invece la storia recente, su come alcuni fatti che hanno connotato quell'area geopolitica abbiano comunque connotato anche l'azione degli ultimi giorni, ovvero ciò che i passaggi che hanno connotato dal punto di vista di politica della Unione Europea e delle contrapposizioni di tutte le parti. Scusate, sta intervenendo il consigliere Rondelli, potete andare da un'altra parte a fare... Scusate. Grazie Eccellenza. Era in effetti abbastanza difficile tenere il filo del discorso. Credo che vadano poste anche come punti di riflessione alcuni atti politici, alcune azioni di politica internazionale che le parti in causa, l'Unione Europea e i paesi, le maggiori potenze internazionali hanno fatto in due passaggi particolari storici, ovvero il 2014 quando c'è stata la questione della Crimea e nel 2019 quando con le elezioni ucraine alla presidenza ucraina c'è stato il passaggio fra il presidente Poroshenko e il presidente Zelensky in quella che è una repubblica di tipo semipresidenziale. Anche in questo caso ci sono stati due passaggi in cui la comunità internazionale ha avuto momenti ondivaghi, momenti che comunque hanno non ben calibrato forse ciò che era il posizionamento dell'Ucraina e il suo rapporto con la Federazione Russa sulla scena internazionale. Questo anche legato a tradizioni storiche dei rapporti fra i due paesi, sia sotto l'Unione Sovietica che successivamente alla dissoluzione dell'Unione Sovietica. Torniamo invece alla scena interna sammarinese, alle riflessioni che volevo porre. Credo che uno dei passaggi fondamentali di questa discussione debba essere che in questo momento non dobbiamo porre bandierine di partito, di gruppo consigliare, ma ci debba essere una riflessione comune per un'azione forte di questa Repubblica, sia
per il suo posizionamento sulla scena di quella libertà perpetua che sempre la contraddistingue, sia per quello che è il rapporto con lo scenario geopolitico internazionale nel campo di, delle scelte di neutralità che l'hanno sempre connotata. Ovviamente questo deve passare dal rigetto del conflitto bellico, di qualsiasi conflitto bellico, proprio perché la guerra è uno strumento che porta morte, è uno strumento che, a prescindere da chi abbia ragione o torto, porta sofferenze alla popolazione civile, alle fasce più deboli, alla popolazione che quotidianamente deve vivere di privazioni e vede il suo futuro sempre più incerto. In questo senso, per anni San Marino si è presentato sulla scena internazionale come luogo piccolo certamente, ma di dialogo, come identità di politica istituzionale dialogante e con una valenza internazionale. Forse anche in questo caso San Marino potrebbe essere presente sulla scena diplomatica internazionale, al di là delle proprie piccole dimensioni, con un ruolo di mediatore di possibili dialoghi o comunque con un ruolo attivo sulla scena del dialogo internazionale. Viene anche poi da riflettere qualcuno che mi ha preceduto ha ben espresso un concetto legato alle sanzioni, ovvero un modo di arginare in maniera non militare un conflitto militare, proprio perché anche un termine, anche una scelta sanzionatoria può essere in qualche modo un elemento di dialogo forte, è un dialogo che pone anzitutto una contrapposizione, ma può in qualche modo forzare verso altre posizioni di dialogo. Credo poi che San Marino in questa fase debba porsi un'altra problematica. È stato richiamato in precedenza la forte consistenza di parte di popolazione ucraina sul territorio sammarinese, di contro abbiamo anche una forte presenza della comunità russa. In entrambi i casi, siano ucraini siano russi, queste sono persone, queste sono due delegazioni che in qualche gruppi di popolazione che in qualche modo soffrono di riflesso le sofferenze di quello che invece la guerra in altri territori sta portando, perché in entrambi i casi ci possono essere legami familiari, in entrambi i casi ci sono comunque legami emozionali legati alla propria origine. In questo senso San Marino può essere attore per quella che è l'emergenza umanitaria in essere, e ribadisco, non lo deve fare ponendo una bandierina di una fazione o dell'altra, lo deve fare come paese unito, come paese che guida in qualche modo un movimento che va a portare sollievo a popolazioni in forte esigenza umanitaria, dando alcune priorità. Certamente c'è quella dei minori e certamente c'è quella delle donne che si troveranno sole assieme agli anziani a dovere sopportare ancora di più il peso del conflitto, perché gli uomini potrebbero essere chiamati al fronte e quindi saranno proprio queste fasce più deboli in un momento di guerra, da sempre, non da oggi. Donne, anziani e bambini sono fasce deboli e di maggiore sofferenza, e quindi San Marino potrà e dovrà trovarsi a collaborare fattivamente per
la salvaguardia di queste fasce di popolazione, anche attraverso l'uso di corridoi umanitari e anche attraverso la disponibilità di raccogliere accogliere in territorio persone che stanno soffrendo. C'è poi quello dell'altra parte. Ricordo che queste fasce di popolazione sono anche a loro volta vittime di fazioni interne, ne ricordo solo due sui fronti opposti, la brigata Wagner e il battaglione Azov. Mi avvio alla conclusione, eccellenza, proprio ribadendo questo fatto. Credo che San Marino in questo momento debba fare valere il valore della propria libertà perpetua, invocando il dialogo internazionale, partecipando attivamente al dialogo internazionale e dando assoluta priorità all'organizzazione di aiuti e di accoglienza per lenire l'emergenza umanitaria che sta connotando i territori in guerra. Grazie.